Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con il tuo Spirito. Siamo in un luogo di grazia, in un luogo di particolare attenzione da parte del Signore, da parte della Chiesa. Qui, per tanto tempo, in passato, oggi, viene usata misericordia, si celebra il sacramento della misericordia. Dio è misericordia. Tanti arrivano qui a San Giovanni Rotondo per trovare consolazione, trovare pace, trovare serenità interiore, ricaricarsi anche spiritualmente per poi riprendere la propria vita con più coraggio, con più impegno, con più dedizione al Signore. Anche noi sacerdoti siamo qui per vivere un corso di esercizi spirituali e celebriamo questa Eucaristia riconoscendo la necessità, il bisogno che Dio usi misericordia anche a noi. Questo è anche il tema della parola di Dio di oggi. Dio non vuole che nessuno di noi si perda, siamo figli suoi, e invece desidera che ognuno di noi si converta a Lui, al suo amore e viva. Questo desiderio di convertirci lo esprimiamo adesso, in questo momento, all'inizio dell'Eucaristia, riconoscendo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti, infatti, ci presenteremo al Tribunale di Dio, perché sta scritto: io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me
e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Luce mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore difesa della mia vita, di chi avrò paura? Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte
più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. All'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato, si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori, ci ricorda qual è lo stile, l'atteggiamento, la condizione spirituale con la quale noi stiamo davanti a Dio, con cui partecipiamo anche a questa Eucaristia. Non siamo qui perché siamo dei giusti, non siamo qui davanti al Signore per i nostri meriti, non siamo qui perché siamo più bravi degli altri, non siamo qui perché siamo i migliori, siamo qui in una condizione di peccatori perdonati. Siamo qui per celebrare questa Eucaristia, innanzitutto per dire al Signore grazie per la tua misericordia, per il tuo perdono, perché tu ci restituisci la dignità di figli che possono incontrarsi attorno a te e nutrirci di te. Credo che proprio questa condizione di umiltà di peccatori, che è la realtà poi vera della nostra vita, di noi come creature, sia la condizione migliore per poi incontrare la parola, ascoltare la parola, sentirsi bisognosi di questa parola di Dio. Credo che tante nostre distrazioni, no, tante volte durante l'Eucaristia, sì, sono dovute alle preoccupazioni, ai pensieri, ma forse in fondo anche alla percezione che non abbiamo tanto bisogno di una parola che ci salvi, perché sappiamo fare da soli, perché ci sappiamo arrangiare da soli, perché in fondo la salvezza ce la possiamo dare noi. E quindi stiamo qui perché magari è bello stare qui, perché è abitudine stare qui, perché gli amici stanno qui. Ma la parola di Dio entra, converte la nostra vita se partiamo proprio da questa realtà. Noi siamo peccatori perdonati. Ed è per questo che la liturgia ci educa. La prima cosa che noi facciamo quando ci incontriamo a celebrare l'Eucaristia: fratelli, riconosciamo i nostri peccati. La prima cosa, l'inizio di questo nostro convenire in assemblea eucaristica. E la gioia del Vangelo, c'è più gioia per un peccatore che si converte, ma vale la pena perseguire una persona che sbaglia, magari incallita nel male, magari che ripete il peccato, e lasciar perdere gli altri giusti? Vedete, per il Signore non ci sono cristiani di serie A e cristiani di serie B. Gesù, quando il Signore, quando ci ha donato la dignità di figli, non ha fatto due squadre come nei campionati di calcio, quella di serie A e quella di serie B. In quelle di serie A ci sono quelli che riescono meglio, quelli che ce la fanno, e in quella di serie B sono quelli che devono avanzare. Non funziona così. Per il Signore Gesù siamo tutti figli uguali, figli dello stesso Padre, di pari dignità. Ed è qui, secondo me, il punto importante, cioè la dignità di ogni persona. Ogni persona non va guardata per i suoi limiti, per i suoi peccati,
ma per la dignità di figlio di Dio. Su ogni persona oggi il Signore ci chiede di guardarla con gli occhi di Dio, di ammirarla con gli occhi di Dio. Anche perché questa insistenza, no, che il Signore mette nel perdonare, nell'accogliere le persone ferite, le persone che si allontanano da Lui, ci ricordano secondo me una cosa molto importante, che ogni persona non coincide mai con i suoi limiti, ogni persona non coincide mai con le sue cose storte, ogni persona non è mai peccato, non è mai sbaglio, non è mai totalmente errore, è questo ma tante altre cose, anche noi. Forse anche noi tante volte ci siamo un po' avvitati sulle nostre difficoltà, no? E siamo stati lì, abbiamo passato tempo a stare dietro ai nostri difetti, per carità, una cosa santa. Ma dentro la nostra vita ci sono squarci di bellezza, ci sono tante cose sane, tante cose belle, che vale la pena veramente guardarle, svilupparle. San Paolo ce lo ricorda, vinci il male con il bene, non vinci il male stando sul male, mettendoti con il fucile spianato sul male, vinci il male con il bene, perché è lì il segreto, no? Cioè di far crescere, far emergere anche il bello, il positivo che c'è dentro di noi. E poi mi pare che il Vangelo di oggi, insistendo sulla gioia del peccatore che viene ritrovato, di quella pecorella che il Signore pone sulle sue spalle, ci ricorda il cuore della nostra salvezza, che è il mistero della redenzione, il mistero della croce. Quanto vale una persona? Perché va cercata una persona? Perché non va abbandonata nei momenti difficili? Cioè, dove sta il valore di un uomo? Non sta in ciò che ha, non sta nei beni che possiede. Il valore di ogni persona sta nel sangue di Cristo. Il prezzo vero di ogni persona sta nel fatto che Cristo ha dato la vita per lui, che questa persona è stata amata oltre misura, che Gesù, che il Padre ci ritiene importanti, ci ritiene persone degne di salvezza, degne di lui. Un padre vero non abbandona mai i suoi figli e fa di tutto, anche con il sangue, per poterli recuperare. Il valore della tua vita, non lo dimenticare, è il sangue di Cristo. Non sono le tue cose, non è la tua volontà, i tuoi successi, la tua capacità di operare il bene, cose importanti, ma il valore della tua vita non sta in questo. Sta nel fatto che Cristo ha dato il sangue per te. Ecco, è interessante, no? Cioè, non è che nella conversione è il peccatore che abbraccia, che in un certo senso si mette sulle spalle il Signore, ma è il Signore che si mette sulle spalle il peccatore. Noi siamo roba di Dio, siamo figli Suoi, siamo sangue Suo. Lui ha preso la nostra carne, il nostro sangue per salvarci. Siamo troppo preziosi per il Signore per buttare via la nostra vita. Siamo troppo importanti per Dio per stare nel male, per stare nel peccato. Siamo troppo importanti, non ci possiamo permettere di buttare la vita così. E il Signore, questo che desidera la nostra felicità, la nostra gioia, fa di tutto per incontrarci, salvarci e convertirci. Ecco, come il Signore ha questo sguardo di amore per noi, di salvezza per noi, di misericordia per noi, così anche noi dobbiamo averlo per i nostri fratelli. E su questo saremo misurati, saremo valutati, saremo conosciuti, saremo salvati. Quando ci presenteremo davanti al tribunale di Dio, come dice la prima lettura, non ci verrà chiesto quanto avremo fatto, non ci verrà chiesto se saremo cresciuti, che ne so, in conoscenza, se saremo cresciuti in bravura, se saremo cresciuti in meriti, in tanti atteggiamenti. Ci verrà chiesto quanto avremo perdonato, ci sarà chiesto quanto amore avremo dato, ci sarà chiesto di quanto siamo stati capaci di comprensione e di accoglienza, soprattutto verso i peccatori, verso gli ultimi. E la stessa accoglienza, la stessa misura
il Signore la darà anche per noi, la riserverà anche a noi. Ecco, fratelli e sorelle, perdoniamo come Dio ha perdonato a noi. Il protagonista della pagina evangelica non è la pecora che si allontana o la moneta che viene smarrita. Il protagonista è Dio, instancabile e inesauribile nella sua misericordia. A Lui facciamo giungere l'appello della nostra supplica. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Dio della vita. Ascoltaci, Dio della vita. Il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a Cristo che l'ha redento. Perché tutto, gioie e dolori, sia vissuto in modo da proclamare apertamente la sua signoria su di noi. Preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Giudicare gli altri è sempre una tentazione ricorrente e pericolosa, perché sappiamo impostare i nostri rapporti con i fratelli sul piano della fiducia e del dialogo, della collaborazione e del perdono. Preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Siamo noi, tutti, Signore, la pecora che non ritrova la via dell'ovile. Vieni a rintracciarci sul sentiero del nostro smarrimento e tienici stretti sulle tue spalle di pastore buono. Preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. La tua grazia non cessa mai di operare prodigi di conversione. Fa che li sappiamo facilitare con la nostra comprensione verso gli erranti e sappiamo con loro gioire e glorificarti. Preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Per questo sacrificio di riconciliazione che stiamo celebrando. Tutte le colpe di Francesco e Teresa, dei nostri defunti, siano lavate nel sangue di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. O Dio nostro, mantienici un atteggiamento di continua conversione per conoscere l'esaltante esperienza del tuo perdono e proclamare con gioiosa fierezza la tua ineffabile bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Della vita e dell'amore dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi
che venisti a portare nel tuo nome di bambini d'accento nella chiesa i fratelli. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, Signore, salga a te come offerta pura e santa e ottenga a noi la pienezza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Regina delle Grazie, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Dio, che togli i peccati
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo.
Continua in noi, o Dio, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni promessi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti e buon pellegrinaggio.